apriamo questa edizione con un tragico fatto di cronaca che ci porta nell'Aquilano, esattamente a San Pio delle Camere, dove è crollato un fabbricato in via di demolizione e sono morti due operai sotto le macerie. I due lavoravano per una ditta che stava appunto demolendo il fabbricato nel centro storico di San Pio delle Camere, a pochi chilometri dall'Aquila, nell'ambito di un intervento di ricostruzione di uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009. La conferma è arrivata dai soccorritori che in un primo momento avevano sentito i lamenti dei due confidando di poterli salvare. I due corpi non sono stati al momento ancora recuperati per la necessità di mettere in sicurezza l'area interessata dal crollo. Sul posto stanno operando, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche il magistrato della Procura della Repubblica dell'Aquila.